questo tasto dolente che lo tocchi e faccio come mia madre, ma forse peggio. Marsumiul Ivan, grazie mille dell'abbonamento. Mia madre dice di no perché sono un fallito e non vedo alternative se non fare quello. Non so comunicare, non so come si faccia ridere, non so praticamente. Sono praticamente un NPC buggato di questo mondo e sono vergine ancora a 26 anni. Sapresti darmi qualche consiglio su come diventare famoso senza succhiare i cazzi come fai tu? In più cacca. Mi rimangio quello che ho detto su tua madre. Mi sa che ci ha visto bello lungo. Facciamo così. Andiamo nelle frasi banali, quelle tipo sterili che non valgono niente. Iniziare con Twitch è difficile. Scusa un attimo, mi è arrivato un abbonamento. Buonasera piccolino Marcolino 7 mesi, ma in realtà ti seguo da quando mamma mi puliva il culetto, sì, fino ai 17 non sapevo farlo, ciao. A volte anch'io tutt'oggi non lo so fare. Grazie comunque, White Moo, ti mando un bacio. No, non ti devi impegnare, peggio. Allora, perché è la verità, con Twitch è molto difficile crescere, perché soprattutto se non hai pubblico, se non sei nessuno, è difficile crescere. Io ti consiglierei TikTokati un po', rillati, shortati, ok? Un po' di short, un po' di reel, un po' di TikTok. Soprattutto gli short su YouTube perché vanno tanto tanto forte. L'algoritmo di YouTube, per quanto più saturo di Twitch, ti aiuta quindi di più perché c'è letteralmente più gente. Iniziare con Twitch, poi da vergine. Mamma mia, si nuoterebbe subito e nessuno ti vorrebbe cagare. Non che sia giusto non cagare una persona perché è vergine. Mani in alto. È solo così nel mondo. Quindi noi possiamo veramente fare una lista dei modi giusti in cui bisognerebbe vivere. Ma se poi la gente non li segue, non è che ci possiamo fare un cazzazzo, no? Non possiamo di certo costringerli, altrimenti diventeremo peggio di loro. Però è così e dobbiamo farci una ragione. Oppure perché si può creare anche un'altra cosa un po' brutta, cioè che per provare a tua madre, e tua madre non è nessuno dal punto di vista di realizzazione personale tua, perché viva far contenti i genitori, ma qua si parla di te e della tua realizzazione, del tuo voler fare qualcosa che piace a te. Tua madre ha una sua vita. Sicuramente può consigliarti, può dire di te qualcosa che neanche tu sai dire perché ti guarda dall'esterno e tua madre ti ha popappato, però... Figo. Ok, pensavo non funzionasse a destra. Però già il fatto che ti chiama fallito, magari lo sei, però minchia, non dirlo, sei la mamma. Dai, succhia un po' il cazzo a tuo figlio. Literally, non lo so, non mi piace. Perciò cerca di scrollarti di dosso la sua idea per quanto impossibile. Io ancora nel mio backup mind, dietro il mio cervello c'è questa persona che devo assolutamente far contenta, nonostante sia fallace come ragionamento. Se ti chiama fallito e lei l'ha fallita, scusa, non c'è neanche da chiedere scusa, è da falliti di dare del fallito al tuo figlio. Boh, backup dati? Ciao Marco, vorrei diventare un calciatore professionista, ma mia madre dice che è impossibile. Ho 26 anni, non ho le gambe e non ho mai giocato a calcio. Sai dirmi qualche consiglio? Certo, non so se hai notato. Ma grazie a TikTok soprattutto. Allora, grazie a TikTok io non faccio più battute sugli handicappati e sui disabili. Perché a quanto pare anche le persone che hanno le alette di pollo crude, senza penne, come mani, riescono a fare tutto. Cioè, ieri ho visto uno che giocava così.
ovviamente fortissimo, no? Incredibile. E ci sono anche i torso boy, io li chiamo così, che sono queste persone che non hanno gambe. E io non ho idea. Come sono fatti giù? Come sono fatti? In realtà ce l'hanno il cazzo, sì o no? Questa è la domanda. Hanno una figa le persone, le donne senza torso, senza gambe, solo torso? Ah sì, i violinisti, come i violinisti, ma cosa vuol dire? Da quel momento mi sono allontanato da tutto non trovando più la forza di rimettermi in gioco sul lavoro. Mia madre non mi ha mai chiamato, non mi ha mai chiamato fallito. Mi sono perso un pezzo di storia pure importante. Me lo sono sempre chiesto. Eh già, penso di no, credo abbiano un buchino. Così da mettersi su un treppiedi? Non penso. Sì, camminano con quella. Boh, forse se la attaccano, è presente tac. Vabbè, non avere 10 dita, se ci pensi, è meglio perché così non devi pensare a cosa fare con ogni dito, quindi nulla di speciale. Tu pensi cosa fare con il dito del piede? Sei totalmente rincoglionito? Io amo avere le gambe. Poi ditemi la vostra, ragazzi. Io sono sempre per le opinioni opposte, da buon bastian contrario, qualsiasi cosa voglia dire. Quindi, se siete contro le gambe, va bene così. Però io sono pro. Le gambe mi piace averle, anche se non le uso come dovrebbe farle, così tanto come dovrei fare. Però mi piace averle. Cioè, all'evenienza, perché era brutta la quarantena, anche per la gente che non usciva spesso? Perché gli ha tolto letteralmente la possibilità. Non solo il fatto che non può uscire, ma gli ha tolto la possibilità di uscire, anche se magari non la sfruttava. Avere le gambe per un ciccione, magari non le uso, sono un po' più sedentario, ma pensare al fatto che comunque ho le gambe, a differenza di quelle trottole di uomini, sono trottole. E neanche gireranno comunque, non sono così, quindi boh. Questa troietta di Twitch non mi ha mandato la notifica e sono arrivata un'ora dopo, vaffanculo. Merda. Non vedo l'ora del nuovo Poltergeist, ormai faccio capolino anche Ho lì. visto. Vi voglio bene a tutti e Che due, bello. 8 bacini anche Ciao, Scoia. a te. Ciao Marcolino mio, 9 mesi assieme, Veronica? come lo chiamiamo? Io Veronica. pensavo di chiamarlo e accento grave, 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 accento grave, accento grave, accento grave, accento grave, accento grave, u 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 accento grave, ui 9. Spero 9, 9, backup dati. ti investino la mamma. Fa un culo vado dal Cerbero, baci bello. Ciao Lasbor e vaffanculo tu. Eren, ciao, grazie per l'abbonamento. E anche a Mirko Cognac. Ciao, ciao, ciao. Accento grave. Terribile. Ho perso il lavoro dai 6 mesi.